Per la prima volta qui negli studi di Juventus TV, Marco Braico, ciao Marco, super ciao. Juventino, Ciao, sì. Scrittore e arbitro di pallavolo di Serie A. Sì, sì. Benvenuto Marco. Grazie a voi dell'invito. Ciao. No, grazie a te per essere venuto. Marco, prima di andare a salutare i nostri amici a Roma, ti chiedo di mostrarci insomma i tuoi libri. Certo. Parliamone un attimino. Sono due romanzi nell'ordine: La festa dei limoni è il primo e Teorema del primo bacio il secondo, che in realtà è il quarto romanzo, okay. Che nascono da un'esperienza di malattia personale e che dopo il medico mi ha detto: tu sei stato un pazzo in ospedale, sei stato capace di portare la festa, mi ha detto dovresti scrivere. E io ho deciso di scrivere, ma non soltanto per agio personale, ma anche per fare del bene. Quindi il ricavato dei miei libri serve per fare un tipo di beneficenza un po' particolare. Io non do soldi a nessuno, ma compro cose. Quindi arredo le stanze dei pazienti, porto televisioni. Questo mi fa capire che insomma durante la degenza non eri proprio in uno stato di... Diciamo che ero stanco, nei momenti peggiori. Sono mancate alcune cose. Nei momenti peggiori della mia leucemia, perché si tratta di una leucemia, sono stato molto male. Ok. Però sempre con un pensiero positivo, perché c'era chi stava peggio di me. E quindi un po' come il naufragio: tu ti butti nell'acqua, però devi occuparti di una persona che non sa nuotare, nonostante tu sia in fase di naufragio. Senti, Marco, rifacciamo rivedere le copertine, certo. Così che magari i nostri amici a casa possano prendere i titoli, possano prendere spunto. Ricordiamo. Qua si chiamano La festa dei limoni e Teorema del primo bacio, sono editi da PM Mondadori, si trovano dovunque, sia online che nelle librerie, e fanno un bel gioco, perché per me che sono un uomo di sport, se non siamo squadra, non si può applaudire con una mano sola, io sono una delle mani, bisogna che le altre persone facciano l'altra mano. Assolutamente sì, insomma ricordiamo. Grazie. Gli incassi saranno devoluti a modo tuo, insomma, sì, sì, agli sì, ospedali. Sì. Grazie. Grazie Marco. A voi. Marco, invece vengo da te perché insomma... È anche un po' il tuo mestiere, no? Fare l'arbitro, certo, stiamo parlando di due sport diversi, ma mi piacerebbe sapere invece che idea ti sei fatto su questo mezzo. Ma guarda, io sono un arbitro di Serie A di pallavolo, quindi abbiamo la cosiddetta moviola in campo, che da noi si chiama videocheck, tra l'altro prodotto italiano esportato in tutto il mondo, che ha una concezione diversa. Noi arbitri non lo patiamo, perché gli errori vengono rivelati, ovviamente la palla viaggia molto veloce, dentro e fuori, sulle palle toccate a muro è molto difficile stabilire quando una palla a 130 all'ora tocca la punta di un dito. C'è una differenza, nel senso che da noi il VAR, che da noi si chiama videocheck, lo chiede la squadra e non lo chiede l'arbitro, anche se l'arbitro ha questa possibilità. C'è una seconda differenza, il pubblico vede la valutazione, nel senso che viene proiettato. Dobbiamo partire da un concetto: dobbiamo crescere dal punto di vista sportivo, dobbiamo capire che dobbiamo cercare la verità. Lo strumento è un buono strumento se trova la verità, ma la verità va interpretata, perché effettivamente, come giustamente diceva Paolo, c'è un contesto, e il contesto sono le telecamere, sono le posizioni, sono le luci, eccetera eccetera. Quindi è una responsabilità che un uomo si prende in condizioni anche emotive non zero, perché sta correndo, è in adrenalina, c'è il pubblico che fischia, c'è il pubblico che... Quindi non è una cosa sicuramente facile, però nella pallavolo l'83% dei casi noi abbiamo ragione, noi arbitri abbiamo ragione, nell'83% dei casi in 4 anni. E questo significa che è uno strumento non inutile, ma in alcuni casi superfluo. Quindi corregge il 17%? Sì. Okay. Statisticamente sì, sulle varie casistiche, palla toccata, dentro fuori, sì. Invasione di rete. È quasi uno strumento per arrivare alla perfezione. È quasi uno strumento per arrivare alla perfezione, secondo me non si raggiunge, e come si compensa il fatto di non raggiungere la perfezione? Con un atteggiamento sportivo. Certo. Nel momento in cui tu capisci che questo è uno sport valutato da persone, devi mettere il cappello iniziale, le persone sono oneste. Tutte quelle che fanno il loro lavoro, i giocatori che noi non abbiamo contatto fisico nella pallavolo, quindi capite che i giocatori non hanno lo scarico del contatto fisico, è tutta tensione, e quindi dobbiamo anche capire che questa cosa esiste e gestire la tensione. Sono nate delle polemiche nel corso tantissimo, di... tantissimo. Okay, quindi anche nella pallavolo sono insomma, la polemica... succedono a sentenza avvenuta, esatto. A volte le società, però poi le società capiscono, perché sono professionisti, quindi loro capiscono che effettivamente l'arbitro, tra l'altro, ha una camera con un'alta definizione rispetto al LED del palazzetto. I giocatori non vedono, gli atleti non vedono la camera che vede l'arbitro, però sanno, dopo anni, sanno che noi abbiamo una visione diversa e
siccome ci conoscono, sanno come lavoriamo, spessissimo ci dicono va bene, se l'hai vista tu e mi dici che è così, va bene. Sì. C'è una cultura sportiva decisamente alta nella pallavolo da questo punto di vista. C'è meno polemica, insomma. Roma. Credo che stia migliorando l'utilizzo del mezzo da parte degli arbitri. Non è facile perché uno strumento nuovo, catapultato in un campionato importante come quello della Serie A, all'inizio sicuramente ci sono state delle difficoltà. Secondo me devono ancora lavorare, lo stanno facendo nei migliori modi per arrivare ad un equilibrio che gli permetta di poter valutare al meglio gli episodi, nel senso che quello di Crotone non, l'ho visto e non l'ho visto, però direi che la VAR alla fine sono gli episodi oggettivi che sono la cosa più importante che può aiutare gli arbitri. Poi gli episodi soggettivi, a volte uno può dare un rigore, uno può dare un fallo, a volte c'è, a volte non c'è. Sicuramente è uno strumento che aiuta gli arbitri e credo che sia una buona cosa per il calcio, soprattutto se viene poi dopo delineati soprattutto gli episodi che dove può intervenire. Marco, il mister distingue sui casi soggettivi e i casi oggettivi e io da televisiva ti posso dire che la TV comunque restituisce verità che sono ben diverse da quelle che insomma ci mostrano il campo, no? Sì, noi arbitri di pallavolo sono fermi quando arbitrano, il secondo arbitro un po' passeggia ma il primo arbitro è fermo, gli arbitri di calcio corrono. Quindi la visione di un arbitro di calcio, io non faccio l'arbitro di calcio, non l'ho mai fatto, è una visione anche condizionata dallo sforzo fisico, no? Quindi dobbiamo tener conto che c'è un primo livello di fonte d'errore. L'altra fonte d'errore è dovuta al posizionamento delle camere, all'interpretazione della dinamica, perché sai lì ha preso la palla, poi ha preso le gambe, ha preso solo le gambe, cioè ci sono tantissime, nel frattempo il tempo sta passando e quindi ci sono migliaia e migliaia di persone lì e altri milioni anche che stanno aspettando te. Quindi noi non possiamo escludere che stiamo parlando di esseri umani. Persone psicologiche, ma non della squadra, della situazione. Sì, no, la situazione in sé. Cioè. Il mezzo tecnologico nella pallavolo è stato migliorato ogni mese. Cioè noi da 4-5 anni abbiamo il videocheck e ogni anno c'è un protocollo nuovo perché ci accorgiamo, noi stessi alla fine della gara diamo un giudizio su quelle che sono state le problematiche di utilizzo del mezzo e quindi il mezzo necessariamente deve cambiare, ha ragione Allegri quando dice che è un mezzo in evoluzione, bisogna capire, abbiamo deciso di adottarlo, dobbiamo avere la pazienza sportiva, sociale, la cultura, per aspettare e credere che questa cosa stia migliorando, perché le persone che lo stanno gestendo sono persone di primissimo livello, se perdiamo di vista questa cosa che è stato creato per quel, dobbiamo lasciare perdere i discorsi, perché i discorsi non esistono, cioè i discorsi sono che questo mezzo tecnologico ha dei problemi, naturalmente, di interpretazione, ma anche di posizionamento delle camere, non lo so, io non faccio questo mestiere, però è un secondo livello di problema. Dobbiamo cercare il terzo, dobbiamo cercare il quarto. Secondo me forse bisogna crescere noi. Posso fare un racconto di un minuto? Mondiale Argentina-Messico. No. Gol in fuorigioco clamoroso dell'Argentina. Se non sbaglio arbitra Rosetti. Rosetti va dall'assistente, perché percepisce che qualcosa non funziona. Naturalmente siamo in epoca pre-VAR. E in quel momento lì sugli schermi fanno passare il gol. E tutto il pubblico si rende conto che è fuori gioco, glielo urlano in tutte le maniere, ma lui, condizione psicologica evidentemente non molto semplice perché si rende conto che se lui l'annulla sta dando ragione a uno schermo televisivo, non annulla un gol visto da in tutto il mondo. Allora, questo fa capire il ragionamento che fa Marco e fa capire quale bugia è stata detta quando si è messo il VAR dicendo gli arbitri saranno i più felici del mondo perché così delegano un po' di potere a uno strumento tecnologico, a un camioncino e a dei colleghi. Non è vero, non è così. Perché secondo me un arbitro che si rende conto che lo strumento tecnologico lo sta sbugiardando perde il controllo di se stesso, della partita, del contesto. Tutto, certo. Questo non è stato considerato. E questo però si sta verificando in alcune delle situazioni che oggi viviamo col VAR, non pre-VAR, col VAR.
Marco, con te invece vorrei commentare il punto D di Gazzetto, ovvero dimostrare le immagini del VAR a tutti allo stadio. Sì, prima lasciami dire una cosa. Ci sono 8 stadi su 10 che non hanno il tabellone, però. lo sappiano in Italia. La Gazzetta, faccia la campagna per mettere a posto le norme degli stadi. Poi mettiamo il monitor, che è giustissimo, però... Da noi ci hanno messo 2 anni e hanno attrezzato tutti i palazzi. Per fortuna. Solo una puntualizzazione. Noi 17% delle volte ha torto l'arbitro sulle richieste di videocheck, non nella partita. Non in generale, sulle richieste di videocheck, che sono un 3% delle decisioni. No? Però le altre si presume che siano giuste. Sì, no, cioè, sono. Se no, altrimenti forse una squadra... Però non è il 17% delle persone, sembra che io sbaglio il 17%. No, 17%, no. Allora, sulla questione del far vedere al pubblico la schermata, io farei molta attenzione. Il pubblico è pronto... Perché se io guardo la partita e tocca con la mano, se una squadra contro la Juve chiedo rigore, se la Juve dico no, non è rigore, già per indole, no? Perché voglio vincere. E quindi, okay, quindi il pubblico è pronto, la tecnologia è pronta, cioè la definizione dell'immagine di uno schermo grosso così è la stessa definizione che avrebbe l'immagine in un maxi schermo vista da 150 metri di distanza? Cioè il tifoso vede la stessa definizione che vede l'arbitro? O vede un mucchio di cose, perché noi guardiamo il dito che si sposta, lui deve guardare se ha preso prima la palla o prima la caviglia, quindi io non aspetterei a dire facciamolo vedere a tutti, perché farlo vedere a tutti secondo me potrebbe alimentare e non sedare la questione. Ma è esattamente così. Secondo me c'è un concetto che va messo sul tavolo, fondamentale, l'arbitro ha il diritto di sbagliare o non ha diritto di sbagliare? Dipende, perché se la risposta è dipende. No, non vale, quel tasto lì non c'è. Diritto di sbagliare o non ha diritto di sbagliare? Il giocatore ha diritto di tirare un rigore fuori? Sì, ha diritto. Speriamo che non capiti. Essere umano, certo. Il portiere ha diritto di fare una papera? Sì, perché allora, dobbiamo, se questa cosa la mettiamo giù, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo. Se invece vogliamo andare, come dice giustamente Paolo, a cercare la goccia, perché lui non può sbagliare... Grazie al VAR. Grazie al VAR, a quello che vogliamo. Allora, secondo me, perdiamo di cultura sportiva. Prima, quando c'è stato l'intervallo, parlavo con Paolo. Prendiamo ad esempio il rugby. Nel rugby è vietato protestare, vietato. Ma è una cosa oramai assunta, digerita. Oltre ad avere il terzo tempo in cui tutte e due le squadre mangiano insieme, passano del tempo insieme, c'è una cultura sportiva che ci insegna tantissimo in uno sport in cui il contatto fisico è principale. Allora, e sono uomini anche quelli, non è che sono marziani. Allora, secondo me la direzione giusta è quella di andare verso una società, un contesto sociale che stasera ci piace tanto, che cresce e viene educato da tutti i soggetti. Per esempio io vedo alcune trasmissioni televisive, non le vedo, mi capitano nello zapping, dove ci sono urla, non c'è un clima disteso come questa sera di analisi. Allora, quella roba lì, secondo me, porta da tutt'altra parte. Se noi riusciamo a fare un'analisi, anche da noi, io sono un totale ignorante perché sono un tifosissimo, sono un addetto ad un altro, però sono un grande amante della cultura sportiva. Io non me lo vedo Federer gridare in faccia all'arbitro, urlandogli parolacce, mandarlo a stand, non me lo vedo proprio. Eppure Federer è un essere umano, educato per comportarsi con stile. Già McEnroe era un po' diverso, però ci è piaciuto tanto. Però ci è piaciuto tanto proprio per quello, perché era irregolare.